venga con me sul divano. Senta, intanto che andiamo al divano, perché lei non è Sant'Anchè, ma sì, lo so, suona male. Però, insomma, lei sa che sono in buona fede, mettiamola così. Si accomodi pure. Allora, intanto le voglio chiedere, così mettiamo via la Sant'Anchè. Posso chiamarla Daniela qui? Sì, solo Daniela. Perché lei la Sant'Anchè mi sta anche un po' sulle scatole. Così non c'è proprio un buon rapporto con la Sant'Anchè. No, non è che non c'è un buon rapporto. Io sono Daniela nella vita di tutti i giorni, la Sant'Anchè è anche un po', voglio dire... Un'altra cosa, il è personaggio pubblico, no? Esatto. Che rapporti ha lei con Della Valle? Ottimi rapporti, lo conosco. No, così facciamo l'ultimo pezzetto Sant'Anchè, solo perché le volevo chiedere, le ha sentito che alcuni suoi compagni di partito dicono, vabbè, allora a questo punto invocano un'altra parte politica. Ma io sono e si amica, fa il nome di Della Valle. Io sono molto amica da 20 anni di Diego Della Valle, una persona che stimo, un bravissimo imprenditore, molto contenta sarei se decidesse di dare un contributo alla nostra parte. Io non ho paura della concorrenza, anzi auspico che ci siano concorrenti. Sì, diciamo che quelli che fanno il nome Della Valle lo fanno perché non sono d'accordo sulla svolta salviniana di quel palco. Ma forse si sbaglierebbero, perché da Della Valle, voglio dire, è emerso il suo pensiero forte e chiaro che il fronte è anti-Renzi. Quindi voglio dire, noi stiamo costruendo il fronte anti-Renzi. Quindi siamo tutti insieme appassionatamente contro il Premier. Esatto, questo è contro, voglio dire, allora, la sospensione della democrazia. Allora, il passaggio sulla Sant'Anchè è questo, tanto gliel'avranno già chiesto tanti, no? Aiuto. Però lei è una grande sostenitrice dell'autonomia delle donne, perché ha conservato il cognome Sant'Anchè, che è quello di suo marito? Questa è una giusta domanda, siccome io non ho sposato un miliardario, una persona particolarmente blasonata, il nome come tanti altri, Rossi, Brambilla, forse suona un pochino meglio, ci ho lavorato 12 anni a questo brand, ho pagato il mio brand che è Sant'Anchè e per cui oggi è il mio cognome. So che lei, per mantenere la forma che abbiamo visto anche nella passeggiata, corre. Voglio sapere quanto corre, quando riesce a correre e con chi? Ma ritengo che tutto il tempo che posso dedicarci a me in delle ore impensabili allo sport è molto importante. Grazie a Dio non ho il retaggio di Platone che diceva che il corpo era la prigione dell'anima. Io credo che sia un dovere e la macchina che ci è stata data e quindi questa macchina deve essere in forma, passano gli anni, bisogna essere in forma, per cui io corro la mattina molto presto, la sera molto tardi, in qualsiasi parte del mondo sia, ho le mie scarpette, faccio la mia corsetta che mi fa bene alla testa, mi allontana dalle preoccupazioni e dai problemi. Se posso faccio una sfida a tennis, tutti i giorni cerco di fare i miei 10.000 passi che è il mio target. Per la macchina segue anche uno stile alimentare particolare oppure ogni tanto una buona carbonara per dire? Intanto io ansiosa, nel senso che mi piace mangiare, ma mi piace bere, assolutamente mi piace, voglio dire, tutte le cose buone della vita. Purtroppo tutte le cose buone fanno male. Sono molto rigorosa con me stessa, cioè io ho una fame sempre. Cioè non mangio. Quindi se mangio una cosa buona poi sta a digiuno per 2 giorni. Sì, con me sono molto, come dire, pretendo molto da me, perché forse questa è anche stata la mia educazione, un grande senso del dovere. E dico sempre, poi lo sposto là negli anni, perché dico, beh, quando compio tot, poi mangio. Quando invece continuo a non mangiare, a soffrire la fame, invece mi piace da morire a mangiare, mi piace cucinare e quindi soffro. Allora, lei è anche una donna estremamente elegante. Oggettivamente lei è molto elegante. Se mi dice in quota Griff, Sartoria, Mercatini? Ma guardi, io trovo che oggi, mentre un tempo spendevo molti più soldi per i vestiti, oggi non lo faccio perché lo troverei non in sintonia con quello che sta vendendo il paese. Tante volte mi prendono in giro, cioè, la Sant'Anchè, Dior, io vado da Zara, vado ai mercati, mi piace comprarmi le cose e poi magari, voglio dire, il giorno faccio una pazzia e compro una cosa firmata. Però c'è un mix di tutto. Trovo che oggi bisogna avere un po' più rispetto per tanti italiani che soffrono. Io sono una donna privilegiata, sono una persona fortunata, però ci tengo a sottolineare il frutto del mio lavoro. La mia tre aziende quotate alla borsa, dove il mercato all'AIM è il primo mercato.
un gruppo con tanti dipendenti che sono orgogliosa di fare l'imprenditore. Le voglio essere in sintonia con il mio paese. Di gala. No, mi è chiaro questo, quindi ha anche cambiato un po' il suo modo. Sì, questa era una bella provocazione. Qua avevo appena comprato un giornale che si chiama Chuck. Che è leader del settore del cinema. E aveva chiesto a Petroni di scrivere gratis. No, ed era la prima mia uscita dove andavo in un mondo che a me proprio mi sputerebbero in faccia, no? Perché io facevo schifo a tutto quel mondo dei registi, degli attori. Allora è stata una scelta scientifica, ho detto io vado, mi farò notare perché tutti devono capire che sono l'editore di L'hanno Chuck, con grande soddisfazione. Petroni gliel'ha chiesto o no di essere di scrivere gratis? Sì, assolutamente sì. Chiamai Veltroni e le dissi che ero ben contenta della sua collaborazione perché lui è una rubrica, però siccome i soldi erano pochi, lui mi sembra che stia bene economicamente, quindi se era una passione per il cinema poteva scrivere gratis. Non credo che questo succederà. Faremo a meno di Veltroni su Chuck. Ha fatto attività di editrice, ad un certo punto voleva comprare l'Unità, mi ricordo tutte le polemiche, le mettiamo via. Le piace l'Unità di Renzi? Ma guarda, la cosa dell'Unità che mi ha basito, che a me non si poteva dare perché ci mancherebbe, a una di destra, non sapendo che io faccio imprese, quindi l'Unità non certo avrei voluto farle cambiare posizionamento perché sennò sarei scema, anzi sarebbe diventata più di sinistra. Volevano darla e l'avevano data a un signore che si chiama Veneziani, che poi adesso c'è un procedimento fallimentare e soprattutto oggi scopriamo che i 103 milioni di debiti dell'Unità li paghiamo noi cittadini. E quella è la risposta che aspettiamo da Cuperlo. Domande tagadà. Sei pronta? Sono pronta sempre. No, ce l'ha una canzone del cuore? C'è una canzone che è irresistibile, promettono gliela faccio cantare. Adesso poi le canzoni cambiano a seconda del momento. Adesso mi è piaciuto molto l'ultimo disco che è uscito di Ramazzotti, Un pensiero speciale, è una canzone che mi piace. Poi ho nel mio cuore canzone I miei occhi di Zucchero, una serenata rap che sancisce quando è nato mio figlio. Cioè a seconda dei momenti della vita, delle cose nuove escono canzoni. Com'è rapporto con suo figlio? Fantastico, meraviglioso, ho fatto una scelta per lui che non avrei mai pensato di fare. Cioè mio figlio è da adesso 19 anni, da 16 anni che studia a Londra, io invece sono sempre stata per le scuole italiane per tenerlo in questo paese, poi anche in funzione del tipo di madre che ha, che forse non sono proprio una mamma che tutti i figli vorrebbero perché sono un po' ingombrante. È un pochino ingombrante. Un po' ingombrante, per questo per altre... L'ha mandato. L'ho mandato a Londra. E si fatica, si soffre a tenerli lontani? Beh, io soffro molto perché è l'unico che ho e mi piacerebbe tornare a casa la sera e poter parlare con lui. Non c'ho questo, però penso... Mi dice il suo ricordo più lontano? Marina Rita di Milano ieri mi ha detto che ricordava se stessa affacciata alla finestra, da bimba, e guardava il mondo dalla finestra. No, il ricordo più lontano va sempre a mio padre che non ho più. Penso che l'ho molto criticato, è stato un rapporto molto duro tra me e mio padre, invece capisco che oggi sono il suo prodotto della sua educazione e non avrei mai pensato che mio padre mi potesse mancare così tanto. Se dovesse uscire adesso la sua autobiografia, come si intitolerebbe? La pittoressa d'acciaio. Grazie a Daniela Santanchè, grazie a Daniela voglio dire. Esatto, è meglio, grazie. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.